Va ora in onda Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera da Claudio Martini. Completeremo oggi il nostro excursus sulla storia musicale di Firenze, dopo aver esaminato i fasti dell'età dell'oro, dell'Ars Nova e del Rinascimento. Siamo ora a cavallo tra 600 e 700, verso la conclusione dell'epopea medicea. Un grande contributo alla musica fu dato da Ferdinando de' Medici, che oltre a sostenere gli artisti, possedeva una delle più vaste raccolte esistenti di strumenti musicali. Aveva scoperto il talento artigiano del padovano Bartolomeo Cristofori e gli aveva approntato un laboratorio a Firenze nel quale costui costruì nel 1698 il primo prototipo di pianoforte, un grave cembalo con piano e forte, perfezionato nel secolo successivo. Cristofori è dunque una gloria musicale di Firenze. In un disco a lui dedicato si ascoltano sonate di vari autori eseguite da Luca Guglielmi su un gravicembalo che è copia esatta di quello costruito da Cristofori nel 1726. Vi trasmetto la sciaccona che chiude la suite in re minore HWV 448 di Georg Friedrich Händel. Thank you.
Georg Friedrich Händel era la sciaccona della suite in re minore, con Luca Guglielmi al gravicembalo. A fine Seicento si svilupparono a Firenze, accanto al teatro musicale, alcune celebri scuole strumentali. Quella organistica di Franco Nigetti, perfezionatosi con Frescobaldi durante il soggiorno fiorentino di quest'ultimo, quella di composizione, avviata da Francesco Corteccia e Marco da Gagliano, e quella violinistica dei Veracini, voluta da Francesco, capostipite di un'illustre famiglia di musicisti di cui il massimo esponente fu Francesco Maria, 1690-1768. Egli studiò musica e composizione presso la Cattedrale di Firenze e fu considerato in Italia come il maggior violinista del suo tempo dopo la morte di Corelli. Lo ascoltiamo qui in un'altra sciaccona, quella dalla sonata dodicesima in re minore opera 2. Violino Enrico Gatti, Alain Gervaux cello barocco, Guido Morini clavicembalo. Thank you.
Ciaccona dalla sonata dodicesima opera 2 di Francesco Maria Veracini con Enrico Gatti, solista, e Alain Gervaux e Guido Morini. In questa solida tradizione strumentale mosse i suoi primi passi Luigi Cherubini, una delle massime figure della musica fiorentina. Ma siccome egli visse a Firenze pochi anni, ne parleremo trattando del Maggio Musicale. Intanto torniamo ad occuparci della vita della città e soprattutto dei suoi teatri. Accanto alla Pergola era molto attivo in quegli anni il teatro di Via del Cocomero, oggi Niccolini. Nella sua lunga e ricca storia vi è una data significativa, quella del 1771, quando fu data la prima rappresentazione italiana dell'Orfeo di Christoph Willibald Gluck, evento di grandissimo rilievo nazionale. Da questa splendida opera vi ho estratto il brano Che puro ciel, scena seconda dell'atto secondo. Bernarda Fink è Orfeo, René Jacobs dirige la Freiburger Baroque Orchester. Oh,
sia se a questo che mi vieni a incontrar stuolo felice. Da L'Orfeo Euridice di Christoph Willibald Gluck era Che puro Shell, Bernarda Fink mezzosoprano, Freiburger Baroque Orchester diretta da René Jacobs. Lungo tutto il Settecento e nella prima parte dell'Ottocento la vita musicale a Firenze non conosce rallentamenti, anzi si accresce anno dopo anno. 5 teatri erano aperti stabilmente in città con stagioni degne di nota, che producevano molte prime nazionali e anche qualche prima assoluta. Nell'estate del 1836, al Teatro Alfieri, fu data la prima italiana del Marino Faliero di Donizetti, tragedia lirica che aveva debuttato al Théâtre Italien di Parigi il 12 marzo 1835. Un bel brano di quell'opera è La Cavatina, di Mia Patria o Bel Soggiorno, qui eseguita dal tenore Rockwell Blake, con la Filarmonia Orchestra diretta da David Perry. Thank you.
Dolci per me, dien
quel Blake era Fernando in questa Di mia patria o bel soggiorno, dal Marino Faliero di Gaetano Donizetti. David Perry era sul podio della Filarmonia Orchestra. Molto attivo fu anche il Teatro Pagliano, oggi Teatro Verdi, costruito al posto del vecchio carcere fiorentino delle Stinche, ove soggiornarono per reati vari Machiavelli, Cavalcanti, Acciaiuoli, Villani e Cellini. Nel 1815 Leopoldo II, per risanare la zona, vendette il lugubre stabile. Lo acquistarono alcuni privati fiorentini per farvi alloggi, botteghe e sale ricreative. Nel 1851 Girolamo Pagliano, facoltoso imprenditore fiorentino che doveva le sue fortune ad uno sciroppo purgativo e con un passato da modesto baritono, acquistò la fabbrica per costruirvi un teatro sul modello della pergola. Il 10 settembre 1854 il teatro fu inaugurato con il Viscardello, l'originario titolo del Rigoletto di Verdi, con un trionfo di pubblico. Pagliano infatti aprì l'opera lirica al popolo che per la prima volta poté recarsi a teatro occupando i palchi degli ordini superiori. La cittadinanza riconobbe a Pagliano questo merito soprannominando il teatro con il suo nome. Eccovi il duetto Quel vecchio maledivami dall'atto primo, Piero Cappuccilli baritono, Nicolai Giaurov basso, Wiener Philharmoniker diretti da Carlo Maria Giulini. Al momento
Dal Viscardello di Giuseppe Verdi era Quel vecchio maledivami, baritono Piero Cappuccilli, basso Nicolai Giaurov, Carlo Maria Giolini sul podio dei Wiener Philharmoniker. Chiudiamo l'Ottocento con una figura poco nota, ma che rappresenta degnamente quel brulicare di artisti attivi a Firenze e la cui fama aveva raggiunto l'Europa. Mi riferisco al flautista Cesare Ciardi, nato a Firenze nel 1818. All'età di 9 anni, Cesare debuttò al Palazzo Reale di Firenze al cospetto di Niccolò Paganini, che subito dopo portò con sé il fanciullo in tournée a Torino. Da lì iniziò un'intensa carriera virtuosistica e concertistica. Londra, Parigi e soprattutto Pietroburgo furono le sue città d'adozione. Divenne flautista dello zar e a causa di un infarto morì in Russia il 13 giugno 1877. Una sua nota composizione fu L'Eco dell'Arno, opera 34, composta intorno al 1850. Venne trasmesso l'Andante moderato, con Maurizio Bignardelli flauto e Paola Quattrone pianoforte. Abbiamo ascoltato un estratto dall'Eco dell'Arno, opera 34, di Cesare Ciardi, con il flauto di Maurizio Bignardelli ed il pianoforte di Paola Quattrone. L'evento più rilevante della prima metà del Novecento è senz'altro l'istituzione del Maggio Musicale Fiorentino, avvenuta nel 1931 sotto la direzione di Vittorio Gui. Il festival, nato come triennale, si svolse nel 1933, ma visto il suo grande successo, dal 1936 si tenne ogni anno.
torneremo a parlare del maggio. Oggi mi limito a dar conto di una bella collana discografica che da qualche tempo sta riesumando le incisioni dal vivo captate durante i concerti. Faccio un omaggio a Luigi Cherubini con l'ouverture della sua opera Gli Abencerragi. Carlo Giulini diresse l'Orchestra del Maggio il 9 maggio 1957, in un'edizione in cui cantavano Anita Cerquetti, Louis Roney, Alvinio Misciano e Mario Petri. Thank you.
Cherubini era l'ouverture da Gli Abencerragi. Carlo Maria Giulini ha diretto l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Alla nascita del Maggio Musicale collaborò con Vittorio Gui anche Mario Castelnuovo Tedesco, compositore nato a Firenze il 3 aprile 1895 in una agiata famiglia ebraica. Mostrò fin da piccolo un precoce talento musicale e già nel 22 opere di Castelnuovo Tedesco furono eseguite a Salisburgo, al primo festival internazionale. Toscanini inaugurò il suo concerto per violino numero 2 nel 1933 con Heifetz solista e nel 1935 il concerto per violoncello con Piatigorsky. Nel 1932 Castelnuovo Tedesco incontrò a Venezia André Segovia, con il quale stabilì una collaborazione duratura che lo avrebbe reso uno dei più importanti compositori del Novecento per chitarra classica. Nel 1939, a causa delle leggi razziali del fascismo, lasciò l'Italia con la sua famiglia e grazie all'aiuto di Toscanini e Heifetz si trasferì negli Stati Uniti, ma restò sempre legato a Firenze e alla sua vita musicale. Eccovi un suo brano del 1967, tratto dalla raccolta Appunti Opera 210. Dal quaderno primo, Gli intervalli, è il movimento quarto, Sulle terze. Esegue Enea Leone. Thank you.
Romea Leone alla chitarra in Sulle terze, tratto da Appunti, opera 210 di Mario Castelnuovo Tedesco. L'ultima dedica della puntata va a Luciano Berio e a Tempo Reale, l'esperienza sicuramente più importante della musica contemporanea a Firenze. Berio fondò nel 1987 questo centro di ricerca, produzione e didattica musicale, focalizzato sull'applicazione delle nuove tecnologie al campo musicale. Con i musicisti e tecnici di Tempo Reale, Berio realizzò i suoi ultimi lavori con l'elettronica. Nel 1980 era intanto stata fondata l'Orchestra Regionale Toscana per iniziativa di Regione, Provincia e Comune di Firenze. Dall'83 Berio ne assunse la direzione artistica. Oggi le due realtà spesso collaborano insieme, proprio nel nome del maestro. Un esempio sta in questa clip musicale proveniente dal Festival di Tempo Reale del 2013, che cita due composizioni di Berio, Ofanim e Rendering. Esti Kenan offri voce, coro dei bambini di Radio France, Mario Angius direttore. È una specie di trailer che dimostra come Firenze sia e possa ancora più essere all'avanguardia nella musica.
Ofanim e Rendering di Luciano Berio, eseguite dall'Orchestra della Toscana e da Tempo Reale. Abbiamo concluso così l'omaggio a Firenze. Ritroveremo il nostro piccolo dizionario della musica classica martedì 7 marzo alle 18:40 e riprenderemo il consueto ordine alfabetico. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.